Edizione di La Fai Marathon che si svolgerà a Sora domenica 18, data ufficiale per tutta l'Italia. Quest'anno La Fai Marathon ha una nuova connotazione, mantiene un nome che non è decisamente appropriato perché sta sempre più trasformandosi per assomigliare alle giornate Fai di primavera. Sarà una passeggiata tematica e accessibile a tutti nel centro urbano che deve avere un filo conduttore. E noi abbiamo scelto l'archeologia, come vedrete dalle locandine. E spero che si possa conoscere di Sora quello che normalmente nella fretta quotidiana i sorani, ma anche chi viene per il mercato del giovedì, normalmente non conosce. Ci auguriamo che il tempo sia buono. Desidero comunque ringraziare veramente di vivo cuore, nella figura del sindaco Ernesto Tersini, tutta l'amministrazione comunale di Sora che ci ha dato un appoggio fattivo e incondizionato. Veramente non ce l'aspettavamo, anche perché, lo dico pubblicamente e voglio che si sappia, l'amministrazione di Frosinone che ci aveva promesso di appoggiarci e veramente ci ha abbandonato e siamo arrivati al 26 giugno, tempo di cui cadeva il termine per presentare la modulistica col percorso scelto, senza avere avuto una notizia in merito, e ci ha accolto a braccia aperte l'amministrazione di Sora. Quindi grazie infinite. La Fai Marathon è alla quarta edizione, vi ho detto, è una manifestazione abbastanza nuova per il Fai nazionale. La prima, il fiore all'occhiello, sono le giornate Fai di primavera che sono nate con la costituzione della fondazione nel 1975 da parte di Giulia Mozzoni Crespi. Poi sono venuti i luoghi del cuore, che sono un censimento fatto da tutta la popolazione, non è necessario nemmeno essere iscritti al Fai, per i quali siamo orgogliosi di dire la Certosa di Trisulti, presentata da noi quest'anno, ha avuto 10.450 voti e si è classificata al primo posto nella tipologia monasteri, abbazie e certose. Adesso speriamo che possano fare qualcosa per tutelare la storica farmacia, perché il tetto è pericolante, anche se sono più pericolanti i monaci del tetto. Parliamo della data del 18 ottobre, il programma. Allora, il programma è questo: noi abbiamo quattro desche, si parte da Piazza Santa Restituta e andremo al museo dove la dottoressa Cerqua personalmente e con due guide archeologiche illustrerà il sito diciamo riferito all'archeologia. Da lì si passerà a Santa Maria, dove ho avuto alla cattedrale piena disponibilità giorni scorsi, proprio ho conosciuto il nuovo parroco, per visitarla anche all'interno. E si passerà poi a Piazza San Lorenzo, e dove ci sono i resti che sono stati adesso adeguatamente, oltretutto ringrazio di nuovo il Comune, ripuliti, e poi a Piazza Annunziata, per ritornare a Santa Restituta. E il percorso complessivamente, se lo si fa tutto, sarà circa di 1 ora e mezzo. È possibile farlo con le guide, che sono gli apprendisti ciceroni, cioè 20 ragazzi, sono 40 in tutto in provincia, che sono il nostro orgoglio, che sono i ragazzi del classico di Turiziani, del filetico di Ferentino, che sono stati istruiti dai loro professori sui vari siti che si devono visitare. E abbiamo anche i giovani Fai. Infatti dal prossimo anno, vedete che sulla locandina c'è anche il logo dei giovani Fai, perché dal prossimo anno la Fai Marathon sarà appannaggio esclusivamente dei giovani Fai. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Grazie.